con noi per accompagnarci nelle nostre avventure quotidiane, nella vita di tutti i giorni, proprio come l'angelo custode o come Gesù Cristo. Ciao, io mi chiamo Sydney, benvenuto sul mio canale Sid sul tubo, lingue, luoghi, persone e in particolare sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana, in cui ti racconto della mia vita quotidiana in Russia e della Russia vista dagli occhi di un'italiana. Oggi stiamo prendendo la metro perché voglio portarti in uno dei miei luoghi preferiti a Mosca, che è il Gorky Park. Partiamo dalla metro Pandinskaya. Questa è la troica, con la troica io prendo la metro. Così. Opla! Eccolo lì, zio Lenin, sempre con noi per accompagnarci nelle nostre avventure quotidiane, nella vita di tutti i giorni, proprio come l'angelo custode o come Gesù Cristo. Trovate? Andiamo. 6 rubli l'ora di felicità. Io quando sono venuta a vivere, oh, la bici è partita con l'elettricità, quando io sono venuta a vivere a Mosca nel 2012, il primo anno, forse i primi 2 anni, ho passato qui un sacco di tempo, era anche perché io mi sono trasferita qui in estate e quindi io dopo il lavoro venivo sempre qui a prendere aria e mi piaceva perché si facevano mare di attività. E di fronte a me, davanti proprio a me lì, vedete il ponte Krimsky come la Crimea, e invece a destra, dall'altro lato della strada, la sede nuova della galleria Tretiakov. Entrata trionfale. Eccola. Guardate. Qualcuno steso per terra. Здравствуйте. Ora lì vedete la fontana musicale, che io da tanto tempo ci manco qui. Comunque la fontana musicale si muove a ritmo di musica a determinate ore del giorno, non adesso. Ok, ora vi porto a destra perché lì c'è la Nabirizhnaya, il lungo fiume. E anche il lungo fiume è uno dei miei luoghi preferiti di questo parco. Purtroppo adesso stanno facendo dei lavori perché hanno deciso, ma chissà come mai, non lo so, forse sono io che ci vedo nel marcio, ma guarda, proprio negli ultimi 2 anni hanno deciso che devono ristrutturare tutta Mosca e quindi non si può passare. Ma la Nabirizhnaya è uno dei luoghi del mio cuore, il lungo fiume, perché io sulla Nabirizhnaya ci venivo sempre in estate a ballare. Una volta qui ho partecipato a una maratona, Nike Women, e abbiamo fatto un bel giro di 10 km, sono stati i primi 10 km della mia vita. Comunque provo ad aggirare perché
insomma, far salire su e giù la bici ogni volta non si può. Una cosa che c'era il primo anno che sono venuta, quando è cominciato l'inverno, tutto il parco è stato trasformato, non so se era la prima o la seconda volta che lo facevano, in una grande pista di pattinaggio, quindi tutti questi viali erano ghiacciati e proprio con i pattini si poteva entrare nelle varie, nei vari caffè, nei ristorantini. E adesso ovunque, cioè in qualsiasi pista di pattinaggio è così, però allora non era così ovunque, quindi questa era una cosa particolare. Proviamo di nuovo a raggirare questo albero. E inizialmente hanno fatto questa cosa al Gotti Park, quindi fico, la più grande d'Europa, la più grande d'Europa, ma poi dopo forse 3 anni l'hanno fatta anche al parco Bedenka, che vi faccio vedere in un altro video. E allora lì, vabbè, chi c'è la più grande, lì hanno fatto la più grande cioè ancora più grande di qualche parco. Guardate, vi voglio far vedere lo stagno con le paperelle. Ah, vedete che bellezza. Mi allungo un pochettino fino al Niskushny Sad, che poi Niskushny Sad è un nome bellissimo, il giardino senza noia, bello. Oh, qui vendono i ponciki. No, meglio che non mi fate vedere i bomboloni. Se noi andiamo dritto dritto dal Gorky Park lungo la Moscova verso sud, entriamo nel Niskushny Sad. Attraversando il Niskushny Sad ci troviamo a Vorobyovoe Gory, le colline dei passeri, per chi ha letto il maestro e Margherita. E da lì si può arrivare all'MGU, cioè all'università. L'ultima volta che sono stata al Gorky Park è stato a maggio ed è stato per incontrare una persona, Claudio, del canale Pollicino on the Road, con il quale ho scambiato 2 chiacchiere che non ho ancora pubblicato e pubblicherò in questo video. Già che siamo al Gorky Park, io vi faccio parlare con Claudio, che tiene un canale YouTube che si chiama Pollicino on the Road, dove racconta la sua vita in camper e che al momento si trova al Gorky Park. Ci siamo incontrati oggi perché sta viaggiando in moto. E dove hai viaggiato in moto? Allora, io sono partito dall'Italia, ho fatto Italia, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Uzbekistan fino a Samarcanda e poi ho tagliato su verso il nord, verso Mosca, e poi domani inizierò la discesa passando dalla Lituania, Polonia, Austria e Italia. Sono con circa 40 giorni di viaggio per un totale di oltre 16.000 km in moto. È una figata per me, anche se, cioè, voi se non avete visto il mio viaggio in Transiberiana, mi raccomando, guardatelo, l'ho posto qui su. Com'è viaggiare in moto? Non ho capito, scusami. Com'è viaggiare in moto? Beh, viaggiare in moto è la cosa più bella che c'è, perché si è liberi,
si sente proprio la libertà scorrere sotto le ruote, hai la libertà di fermarti quando vuoi, dove vuoi, perché non hai problemi di spazio, devi adattarti a qualsiasi tipo di clima, freddo, pioggia, sole, caldo, però dà una sensazione bellissima, veramente bella, bella, bella. Chi non l'ha mai provato lo deve provare. Altra domanda che io volevo fare a Claudio, è la tua prima volta a Mosca? La prossima volta a È la Mosca? prima volta a È la Mosca. prima volta a Mosca, sì, la prima volta in Russia e anche la prima volta negli stati che ho citato. Sinceramente ci tornerò perché la Russia e Mosca mi è piaciuta proprio tanto, veramente tanto. Devo dire, ho trovato persone meravigliose, ho trovato una pulizia estrema, un'educazione incredibile, anche nei villaggi che ho sorpassato. Mosca è magica. Mosca è veramente magica e poi trovi personaggi come Sidney che sono indimenticabili. Ok, qualche commento in particolare, perché Claudio prima mi stava raccontando sulla gentilezza dei russi, a Mosca e fuori Mosca, perché poi mi dicono sempre: ah, ma tu racconti Mosca, racconta com'è realmente fuori dalla Russia, così, e in effetti ci sono un po' di differenze tra Mosca e fuori Mosca. Beh, Mosca è una città immensa, quindi è diverso dal fuori Mosca, diciamo così. Nelle campagne della Russia ho trovato gente che mi ha accompagnato anche per 20 km solo alla ricerca di un albergo senza chiedere nulla in cambio. Ho trovato gente che mi ha ospitato in casa, mai visto, mai conosciuto, mi ha dato cena tranquillamente. A Mosca questo non è capitato perché essendo una città molto molto grande la gente è diversa rispetto alle campagne. Devo dire che a Mosca ho trovato una pulizia incredibile, un'organizzazione incredibile. Questo lo devo dire. Chi parla male della Russia o della Mosca, io o di Mosca, io ci penserei un attimo su e proverei a venire qua a vedere un attimino come si vive e com'è. Diciamo che comunque vivere a Mosca, cioè dipende, se ci sei di passaggio in moto come turista è comunque un po' diverso che viverci sempre, però è vero che non è comunque così male come si racconta spesso in Italia. Quello è vero, è vero. Non è così male come si racconta. Io prima di partire, se me ne andate di cotte di crude, devo dire tu dove vai, sei matto, c'è la guerra, c'è questo, c'è quello, e io devo smentire tutte quelle parole che mi hanno detto perché veramente io sono qua al Gorky Park, vedo ragazzi che corrono, che giocano, tranquilli, non ci sono, scusate il francesismo, cagacazzi, scusami, ma è la parola esatta, non trovo drogati, non trovo ubriachi, non trovo niente, trovo tutta gente per bene e questa è la mia impressione. Sarò solo qui di passaggio, ma ho abbastanza esperienza per dire che mi sa che è così tutti i giorni. Al Gorky Park sì, poi magari in altri parchi per Mosca no, però sì, al Gorky Park sì, siamo al centro. Che cosa hai visto finora sì, che cosa hai visto finora a Mosca e che cosa ti è piaciuto di più? Allora, di Mosca abbiamo visitato, vabbè, la Piazza Rossa con San Basilio, il Cremlino e tutto quello, tutto il centro, l'abbiamo visitato veramente a piedi, ho visitato grazie a Sidney anche Gorky Park che mi è piaciuto, tutto il lungo fiume e poi anche tante vie perché abbiamo camminato veramente tanto, 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 tanto. Quelle sono le cose che ho visto. In 2 giorni non è che si possa vedere tante, tante cose perché qui per vedere Mosca, a mio avviso, bisogna starci un mese. Come minimo per Sì. vedere qualcosa. Ho visitato anche la metropolitana e mi è piaciuta tantissimo, incasinata, devo essere sincero, ma molto molto bella. Fuori Mosca ho visto praticamente, contate che l'ho tagliata da sud a nord, l'ho tagliata tutta, quindi ho visto praticamente tante cose, paesini, le campagne, di tutto e di più ed è veramente molto molto affascinante. Tu hai visto anche un po' di fuori Mosca, mo anche se siamo al Gorky Park, però sentiamo un po', no? Com'è? Perché dicono no, ma Mosca non è la Russia, Mosca non è la Russia, quindi com'è la Russia che hai visitato tu? Allora, la Russia che ho visitato io ho trovato che logicamente fuori Mosca sembra che non ci sia niente perché le distanze sono immense. Non è come in Italia che si vede una casa ogni 100 metri, ogni 200 metri, che l'Italia è piccolissima ed è tutta molto molto raggruppata. Qua c'è una casa ogni 10 km, è logico, le distanze sono quelle. Però ho trovato che è tutta coltivata.
è tutta tenuta bene, tutta coltivata, tutta lavorata, ci sono le città organizzate, ci sono i paesini organizzati, insomma è solo quello che fa sembrare che fuori da bosco non ci sia niente, è proprio solo questione di distanza, ed è quella stessa cosa che mi è capitato anche in Brasile, che le distanze che fa tanto, io in Brasile vedevo campi di fagioli lunghi 30 km, sembra non ci fosse niente, ma erano lavorati, però 30 km, in Italia un campo di fagioli di 30 km non esiste, è solo la distanza che sembra che non ci sia niente, ma vi assicuro che la Russia è un paese veramente attivo, anche fuori Mosca. Grazie. Ciao. Vedere, ma lì quello è Stadion Luzhniki. Cosa mi lega a quello stadio? A quello stadio mi lega che io lì mi sono vaccinata per il Covid quando hanno incominciato a fare le vaccinazioni gratis anche agli stranieri regolarmente residenti. Io con il permesso di soggiorno sono venuta e mi hanno vaccinata lì. Sputnik, ragazzi, Sputnik. Poi quando sono venuta in vacanza in Italia nessuno mi voleva, ero brutta e cattiva perché ero vaccinata col vaccino sbagliato. Vedete quella? La, come si chiama in italiano? La funivia. Quella è la funivia. Tra l'altro, se non ricordo male, quando io sono venuta a vivere a Mosca, quella funivia non c'era. Vedete? Si vede? Quella funivia non c'era. Ed è una funivia che collega appunto Vorobyovo e Gore, stazione della funivia, a Luzhniki. Vedete, oltre alla funivia si possono prendere questo qui, si chiama rosa di trof, rosa dei venti. Adesso io torno indietro, vado a lasciare la bici
e vado a casa con la metro Paraghiovo-Cuore. Della metropolitana mi piace tanto, proprio perché ha queste viste magnifiche da un lato e dall'altro, e noi veniamo da lì, cioè il Gorky Park è laggiù.